Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Amici 23 è tornato con un botto. E la maestra Alessandra Celentano è già al centro dell'attenzione. Nota per i suoi metodi di insegnamento unici e talvolta aspri. Alessandra ha assegnato un compito particolare a Gaia, una delle allieve più promettenti del talent show. La ballerina Gaia è stata messa alla prova quando Alessandra le ha chiesto di esibirsi in una coreografia specifica, progettata per esaltare la sua personalità e femminilità. Questa richiesta ha portato Gaia alle lacrime, un momento di emozione cruda che ha rivelato le difficoltà intrinseche nell'accettare e abbracciare il proprio corpo e identità. Maria De Filippi è intervenuta per confortare Gaia parlando della sua storia personale sulla sua lotta con l'immagine corporea durante l'adolescenza, un racconto che ha risonato con molti telespettatori e ha offerto una prospettiva profonda sulla crescita personale e l'accettazione di sé. La conduttrice di Amici ha rivelato alcuni aspetti di sé per calmare la ballerina. È abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi. Capito? Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto. Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni, ero la più bassa della classe ed ero disperata. Mia mamma mi diceva che avevo preso dalla nonna. Camminavo in punta di piedi. Il mio collo del piede è perfetto perché camminavo in punta di piedi per essere più alta di 3 cm. L'estate dopo ho iniziato ad avere un seno enorme e fino all'anno prima andavo a mare senza il pezzo di sopra. Piano piano ci si accetta. Alessandra Celentano è nota per i suoi metodi di insegnamento e le due idee sulla danza. Non è la prima volta che nella scuola di Amici ha un approccio rigoroso e le sue aspettative elevate hanno sollevato domande. Tuttavia, c'è una metodologia ponderata dietro la sua severità. Alessandra è impegnata a far emergere il meglio dai suoi allievi, spingendoli oltre i loro limiti per scoprire la profondità del loro talento e carattere. La reazione del pubblico è stata controversa. Mentre alcuni applaudono Alessandra per il suo impegno incondizionato verso l'eccellenza, altri esprimono preoccupazione per il benessere emotivo degli allievi. Gaia, tuttavia, ha dimostrato una resilienza e una grazia notevoli, guadagnando il rispetto e l'ammirazione di molti.